E figuratevi quanto c'è da cercare dentro Lucia di Lammermoor. Io non ho mai visto proprio come scritta. Non ho mai visto, per esempio, durante la scena della follia di Lucia, quando arriva il fratello cattivo, diciamo, che è andato per far tornare i conti a duellare con l'uomo amato da Lucia e da lui contrastato e odiato, e che attraverso una tempesta che nella partitura dovrebbe addirittura sovrastare con la macchina del buono e del vento l'orchestra, non ho mai visto arrivare un po' bagnato nella sala dove si svolge la pazzia di lei. E invece tutto un unirsi, tutto un mutare velocissimo di situazioni. Cambia continuamente tutto. E cambia già dall'inizio, da questa aria che stiamo per ascoltare, che è annunciata già da un contrasto dell'orchestra di poche battute, ma fa già capire che cosa può esserci tutto. Puoi fare un attimo la famiglia? E che abbiamo di contemplare? Ed ecco la tragedia che si annuncia. Lei comincia a raccontare la storia.
Approfitto che è andato via per dire fantastico.